Shema, la poesia di Primo Levi che inizia il libro fantastico di Primo Levi, Se questo è un uomo. È una poesia molto bella da rileggere, da commentare nel giorno della memoria. Abbiamo il rischio di imborghesirci e di dimenticare che c'è molta gente che sta soffrendo e molta gente che ha sofferto cose indicibili. Che Primo Levi qua incomincia a ripeterci proprio perché vuole che noi non dimentichiamo tutto questo. Considerate se questo è un uomo che lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per mezzo pane, che muore per un sì o per un no. Considerate se questo è un uomo. Ed è bellissimo il riferimento di Primo Levi al lavoro, proprio perché penso che il popolo ebraico dalla Genesi coglie subito che il lavoro è una vocazione divina per l'uomo. Quindi il lavoro è la via, già per il popolo ebraico, di santificazione. E distruggere il lavoro, facendolo diventare un luogo di sfruttamento, un luogo di oppressione e un luogo di morte, è una bestemmia contro l'umanità. E questo è successo ad Auschwitz, è successo nei campi di concentramento. Ci fa bene ricordarlo perché continua a succedere in tanti luoghi. Il Presidente della Repubblica ci ha ricordato ultimamente che non possiamo assolutamente abituarci a tutte le morti nel lavoro. Primo Levi, come sappiamo, poi termina questa poesia con una apparente maledizione. Se non facciamo questo, se non ci ricordiamo di tutto questo, vi si sfaccia la casa. La malattia vi impedisca, i vostri nati torcano il viso da voi. Per me, devo dire la verità, per me non è una maledizione quella che fa Primo Levi, è un modo per ricordare, per fare memoria che il male fa male in primo luogo a chi fa il male. E ecco perché tutta questa sapienza che Primo Levi ci indica possibile da costruire attraverso la memoria può diventare veramente sapienza su cui fondare la propria casa affinché non crolli, non vi si sfaccia la casa, sapienza che ci renderà capace di vivere ed essere felici anche nella sofferenza. La malattia non ci impedirà, è una sapienza che saprà generare e trasmettere sapienza, tanto che i nostri figli non torceranno lo sguardo lontano da noi, non si vergogneranno di noi, ma continueranno ad avere quella pietas che il popolo ebreo non ha ricevuto dai suoi fratelli.